si era accanito contro la sede cittadina della testata del giornale di Vicenza di Vassano, non nuovo a eccessi di questo tipo. Così un 34enne di nazionalità marocchina si è guadagnato quella che dovrebbe rappresentare una definitiva espulsione dall'Italia, almeno questo è l'auspicio per molti bassanesi, in seguito all'ultimo atto vandalico avvenuto l'altra notte in via Jacopo da Ponte. Il nome del pregiudicato protagonista di numerosi episodi di cronaca negli ultimi 10 anni è Mustafa El Haji, bloccato ieri all'alba dai poliziotti del commissariato locale dopo che la notte precedente era partita una nuova denuncia nei suoi confronti. Dal comando sono convinti che sia stato lui a commettere il reato di danneggiamento aggravato alla sede del quotidiano nel centro di Vassano. Pochi dubbi, nell'atto di infrangere una vetrata della sede l'uomo si è ferito a un braccio e ha dovuto ricorrere al pronto soccorso. Ad avvertire le forze dell'ordine, gli stessi operatori sanitari che hanno soccorso il 34enne maldestro. Una volta preso in consegna l'uomo identificato, dopo le cure mediche, gli agenti della polizia di Stato hanno trasportato il malvivente in questura a Vicenza, dove gli operatori dell'ufficio immigrazione hanno completato tutte le pratiche per il suo rimpatrio coatto in Marocco. Nel giro di poche ore ieri è stato disposto in giornata il trasferimento al CPR di Torino, con in mano il decreto esecutivo di espulsione dal territorio italiano.